vi anticipavo in uno degli ultimi video, probabilmente addirittura l'ultimo, comunque ce l'abbiamo fatta, quindi oggi video ask di coppia. Quindi probabilmente mi vedete più agitata del solito, comunque molto agitata, quasi come se stessi facendo uno dei primissimi video, perché qui con me c'è Matteo. Ciao, ciao a tutti. E oggi risponderemo insieme a tantissime domande che nel tempo ho messo insieme e che mi avete fatto appunto sulla nostra storia e in generale sul rapporto che abbiamo. Iniziamo dalla prima domanda. Cosa hai pensato la prima volta che mi hai vista? Poi forse rispondo anch'io, non lo so. Teoria, sì, okay. Di coppia. Però diciamo che ti avevo già visto prima di incontrarci, di conoscerci, sì, perché comunque abitando più o meno vicini ti avevo già visto. Mi ha colpito sicuramente l'aspetto fisico, una bella ragazza, colpisce sicuramente. Poi anche il fatto che sapevo che eri una ragazza che si impegnava molto nel lavoro che facevi, e quindi queste sono le due cose che mi hanno colpito all'inizio, ecco. E io forse avevo già risposto a questa domanda. Io avevo già risposto, secondo me, quindi questa l'hanno fatta solo per te, non era per me. Quali passioni condividete? Questa possiamo rispondere entrambi. Diciamo prima Formula 1, sì, la passione per la Formula 1. Sì, ma ve l'ho detto. Ah, forse sai che sui social non l'avevo quasi mai detto, ma è una cosa che è arrivata prima di conoscerci e l'abbiamo poi trovata in comune. Assolutamente, e poi anche il camminare all'aperto, sì, fare le passeggiate. Secondo me anche alcune serie TV che sì, comunque ci appassioniamo, sì, secondo esatto. Me. Sto pensando. Poi beh, i videogiochi, assolutamente, perché sapete, io fissata con Animal Crossing, lui magari un meno, po' altri videogiochi. Altre tecnologie e viaggiare anche. Sì, assolutamente. Io sembra che mi stia commuovendo, in realtà mi è venuta l'allergia, ovviamente, l'unico giorno che organizziamo un video così, ma non pensiamoci. Ricordo più bello insieme. Io dico prima il mio, dici prima il tuo? Vai prima tu. Allora, il mio ricordo preferito, secondo me, è il matrimonio, ma quello penso che sia un po' condiviso e un po' classico. Ecco. Forse il primo viaggio lungo che abbiamo fatto insieme, perché abbiamo parlato veramente tantissimo e quindi secondo me ci ha legati ancora di più. Io lo stesso, ma più nello specifico, quando siamo stati a Venezia insieme. Il primo, la prima. Sì, però la parte proprio di Venezia, quella che mi è rimasta più impressa nel tutto il viaggio. Non ero mai stata a Venezia, quindi condividere quell'esperienza con te mi è rimasta molto cuore. È stata bella. Sono stati 2 giorni alla fine, forse 3 esagerando, ma sì, sono stati molto intensi. Andiamo avanti con un'altra gettonatissima. Tuo marito come vive la tua paura dell'aereo? Ma in realtà non pensavo, perché all'inizio, prima di conoscere lei, non viaggiavo tanto in macchina come stiamo facendo. Ma è una cosa molto bella in realtà il viaggiare in macchina, quindi mi ha fatto scoprire una cosa nuova. E dall'altra parte non mi pesa assolutamente questa sua paura, anzi è... Cioè lui riesce molto a... è molto empatico secondo me, ma poi ci sarà qualche domanda sulle caratteristiche, però lui è molto empatico e nonostante non provi quel tipo di paura, o comunque in generale non sia una persona ansiosa, riesce, è forse una delle uniche persone che io abbia mai conosciuto che riesce proprio a capire cosa sto provando, perlomeno la sensazione che ho quando gli racconto, quando comunque mi rapporto con lui e ho un momento di paura, è proprio quella di essere capita. Ed è una cosa che nella mia vita non mi era mai successa. E poi c'è una domanda correlata: perché guida sempre solo tuo marito? Che in realtà non è vero. Beh, in realtà assolutamente no. Però si vede sembra. Che guido sempre io, perché io quando non guido non filmo. Di conseguenza, perché a lui non viene istintivo filmare, mentre quando guida lui io inizio a filmare qualunque cosa. Perciò cioè a me non viene l'istinto di dirgli filmami mentre guido, e quindi si vede quasi sempre lui guidare, perché negli altri momenti sto guidando io ma non stai filmando assolutamente tu. Assolutamente, quindi non sembra, da quell'impressione. Sì, questa era un'altra molto gettonata, infatti. Qual è la cosa più infantile che fai tuttora? Allora, tu sicuramente farmi gli scherzi, gli agguati, nascondersi dietro la porta. Io mi nascondo da tutte le palle, lo so che non sembra assoluta, cioè è una cosa che nessuno crederà mai, ma io lo faccio. Lo fa assolutamente, o puoi spostare alcune cose che non farle trovare, o... E tu cosa fai di infantile? Ma non lo so, no, sono più infantile io.
Boh, forse quando gioco con i gatti è sì, un ecco, tratto più quando infantile. lui quando vede dei gatti in generale, con i nostri, ok, ma proprio lui, qualunque gatto o comunque anche i cagnolini, Sì, è un amante degli animali come me. Ecco un'altra passione in comune, gli animali. L'amore non ci siamo arrivati, però. Diciamo che è e quella importante. È. Sì, però cioè, non direi forse infantile, è più infantile la mia di toglierti le cose. No, vabbè, nessuno ci crederà mai, ma sono veramente assurda. Giuro che è vero, giuro assolutamente che è vero. Altra domanda, questa è un po' più difficile, cosa c'è di speciale nel nostro rapporto? Io l'ho già un po' anticipato. Ma forse la cosa più speciale, quella più particolare, è il fatto che nonostante passiamo tante ore insieme, lavorando entrambi da casa, poi stando... Cioè, noi 24 su... cioè H24 veramente. Non ci stanchiamo dell'altro, non ci porta a discutere perché lo stare insieme porta magari a discussioni, non ci no, siamo trovati bene da subito, non discutiamo praticamente mai, se non su delle banalità. Solo su delle banalità? Sì, ma rare anche quelle secondo me. Sì, sì, poche volte intendo. Però sì, ecco, forse la cosa più speciale è quello, che stiamo bene, continuiamo a stare bene nonostante passiamo tante ore insieme. E non abbiamo bisogno di niente altro alla fine, cioè anche se stiamo qui, anche solo a parlare, stiamo bene. Assolutamente, tranquilli in casa. E io anche, cioè dal mio punto di vista, anche il fatto appunto di aver trovato qualcuno che capisce quando ho delle difficoltà che la maggior parte delle persone invece non provandole non riescono a capirle, e anche lui non le prova ma le capisce, quindi... È molto empatico e mi sento compresa, cioè non mi vergogno a raccontare nulla. Anche questa è carina, cosa vorresti facessimo più spesso? Cosa vorrei facessimo più spesso? Io sto pensando, Io forse, no, ma sai che facciamo talmente tante cose? Forse vorrei viaggiare di più? Sì, però tra il lavoro di uno e l'altro cioè, diventa... Comunque, esatto, non è che è una mancanza so, cioè, di voglia. No, esatto, non è neanche una cosa che dici ho quella mancanza. Cosa vorresti che facessimo di più? A camminare andiamo tantissimo, fuori a mangiare o comunque a fare gite in giornata ne facciamo tantissime, vacanze ne abbiamo, non lo so. Siamo qui da 10 minuti che pensiamo, ma secondo me non c'è niente. No, anche perché quello che ci va di fare poi lo facciamo. Quindi... Sì, magari non nell'immediato. No, anche... però comunque se ci viene in mente qualcosa ci organizziamo e lo facciamo, non c'è qualcosa che non facciamo. Anche a me non viene in mente. Che ci va di fare, intendo, perché magari sicuramente ci sono cose. No, sicuro, però boh, non sento nessuna mancanza. Ecco, con quale personaggio fantasy ti sei identificato? Fantasy cosa si intende? Videogiochi, serie TV? Non lo so, fantasy. Prendiamo qualsiasi... Boh, sì, direi qualunque cosa. Con quale personaggio fantasy ti sei identificato? In realtà tutto non è una cosa che a me è mai capitata, di identificarmi in un personaggio. Sì. Ma in vari tratti di vari personaggi. Ah, ok, più una cosa generica. Sì, quindi a quella particolare situazione di quel personaggio magari mi ha toccato di più perché mi ci rivedo, ma non tutto l'insieme. Ma fantasy o serie TV? Serie TV? Serie TV, fantasy. Perché se siamo sulle serie TV sappiamo già Blair Waldorf, che ho fatto a lui una testa così, ovviamente non ha mai visto Gossip Girl, ma ormai è come se l'avessi visto. Praticamente sì, no, è così, io appunto vedendo serie più fantasy. Sì, tu più tipo Il Trono di Spade. Il Trono di Spade. Tu hai visto anche Stranger Things? No, Stranger Things non l'ho mai vista. Questa cosa l'abbiamo in comune, ulteriore. Non mi aveva preso. Per carità, in questo periodo sono molto più sugli anime. Sì, quindi... tu sì. Ecco, io gli anime invece non è ancora riuscito ad appassionarmi agli anime, anche se me ne consiglia tanti e so che piacciono tanto, un popular opinion, cioè più che un popular opinion non li ho mai visti. È molto diverso da quello che tu sei abituata perché... E io a volte a quelle novità ho sempre un po' di difficoltà, poi se mi prendono è la fine. Altra domanda molto carina, ci sono momenti in cui ti stanchi di me? Inizio io se Vai. Vuoi. Lui ha tantissime qualità, tantissime cose ve le ho dette, però ha un difetto, un grande, cioè non grande difetto, però un difetto abbastanza evidente. E è molto molto logorroico e voi direte, cioè, senti da che pulpito, però in realtà vi assicuro che parla molto 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 più di me e potrà confermarlo. Assolutamente, a me piace raccontare, andare nel minimo dettaglio, quindi quando potrei anche riassumere in poco tempo, a me piace raccontare tutto per filo e per non segno. Non è il minimo dettaglio, è proprio tutto 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 per filo e per segno, tipo ti deve dire questo pacchetto è verde e parte dal perché è nato il colore verde, probabilmente quello... Sì, esatto, perché è nato quel cartone in quella forma lì. Invece tu, quando ti stanchi di me?
Io quando parli troppo, esatto. Io quando mi stanco di te, in realtà quando inizi a parlare forse di vestiti, quando inizi anche a dirmi delle serie TV, gli outfit, quelle belle, quando sei vestito. Questa sono tipicamente io e ci sta. Effettivamente diventa un po' pesante per chi non. Tipo i nemici Sì, imperi, cioè, io quello che poverino. dalla trama mi interessava sapere, lei, quell'outfit è Hai molto visto com'è bello. fatto quello abbinato? Vabbè, lo sappiamo come sono, ci Ecco, sta. forse quelli i momenti in cui dici, vabbè, ok, grazie, Ah, poi c'è una solo per te. Tuo marito, come ha preso la notizia che non puoi avere figli? Qui c'era l'immagine della gravidanza, vabbè. Come hai preso la notizia? Ma in realtà la mia prima preoccupazione è che lei stesse bene, non il fatto che non potesse avere figli. Poi io non voglio avere figli, di Che era una conseguenza cosa che avevo già, forse avevo risposto io, ma è giusto che rispondi anche tu. non mi ha toccato molto quell'aspetto, quanto più la preoccupazione che lei stesse bene. Che non è il periodo migliore per quella preoccupazione, lo sappiamo. Poi, altra domanda che secondo me è più per me che per te, però poi se vuoi puoi rispondere anche tu. Quanto influisce aver trovato la persona giusta nella tua assenza dai social? E io questa domanda, lo so, la faccia di Matteo, tipo, in che senso? Perché probabilmente lui mi ha vista essere molto più, cioè rispetto a quando ci siamo conosciuti, Sì, sono molto più presente adesso. assolutamente sui vari social. Sì, forse a YouTube, cioè forse qui era Ma per quanto specifico. li usassi io i Sì, lui non social, li per me usava già YouTube forse è un social e tu lo usavi tanto, tanto. quindi. E quando ci siamo conosciuti, in realtà ho iniziato ad usare molti altri social in più. Cioè, secondo me sono molto più presente. Assolutamente, passi da un social all'altro, un video per quello, una foto per Cioè, lui mi ha l'altro. visto passare da fare soli video per YouTube a fare foto, video e shorts e video più corti per altri social che non si possono nominare. Mamma mia, Però lui non nulla. li usa in realtà, ma vede che lo faccio Sì, io lo probabilmente. vedo in diretta e non li Poi vedo. devo dire che mi aiuta anche, cioè nelle foto mi aiuti tanto. Assolutamente, ma mi piace E tanto, anche i quindi. mini video, gli shorts, comunque è un Short. ottimo. Sì, gli short, perché qui sono solo short, però è un ottimo alleato, cioè mi aiuta molto. Quindi secondo me non sono più assente dai social, anzi sono più presente, ma ho variato un po' di più per tutti i motivi che vi ho detto nei vari video, quelli un pochino più specifici e in cui abbiamo approfondito un po' come mi sento nell'ultimo periodo. Secondo me sono riuscita a variare e allo stesso tempo ad essere molto più presente. E questo è stato anche molto stimolante, secondo me, per me, proprio perché ho dovuto cimentarmi con cose che prima non facevo. Ci siamo quasi, prossimo sogno che vorresti realizzare, prendere l'aereo. Lo sapete, cioè è la mia risposta costante. Io cambierei casa, probabilmente una casa più Ho grossa. anche quello al secondo posto anch'io perché. Perché al momento sì, condividiamo anche lo studio dove lavoriamo e Sì, quindi. diciamo che non è che sia piccola questa casa, però ha tante criticità di cui vi ho accennato, insomma, ve ne ho parlato e sicuramente la prossima la prendiamo o su un piano o massimo due perché quattro piani è qualcosa di Assolutamente, allucinante. poi non è tanto la dimensione, ma è più la gestione degli Che spazi in questa non casa sono che ben non organizzati. sono organizzati. Quale pensi sia il miglior pregio e il maggior difetto dell'altro? Il maggior difetto, io ve l'ho detto, e anche il pregio, perché secondo me l'empatia è un'empatia incredibile, veramente inspiegabile. Per me invece il tuo miglior pregio, dal mio punto di vista, è la tua serietà e capacità sul lavoro. L'impegno che ci metti è lodevole. Sì, cioè lo penso anch'io che sia l'unica Bene o cosa che mi male, autoriconosco anch'io. concordiamo su quello. Sì. E il tuo maggior difetto è. Ne ho tanti, io avrei un elenco, ragazzi, No, ma che in realtà su qualcosa che potresti controllare, non lo controlli, è il disordine che crea in determinate No, allora, se lo dici situazioni. così non ci crede nessuno perché sanno tutti che sono molto precisa. Io sono molto precisa su tantissime cose, ma anche Su molto tante imprecisa e altre. disordinata su tantissime altre, questo che è vero, è un mio Cosa che difetto. io sono invece molto preciso su quelle Quando ti cose. sposto le Cioè, se posate. le posate, se un posto, la forchetta hanno un posto, vanno lì. E La io forbice apposta. della cucina va in quel cassetto, non va nell'altro. Io Le svuoto la sposta. lavastoviglie e gliele sposto tutte apposta, gliele Ok, mixo. io devo passare il tempo doppio a risistemare le Però sulle situazioni. cose del lavoro, comunque sulle mie organizzazioni, mai, cioè lì Assolutamente. sono fin troppo forse, lì diventa Lì, eccessivamente ecco, si preciso. somma a un altro tuo grande difetto, è il fatto di non chiedere aiuto quando hai bisogno. No, non è vero, cioè lo Sì. chiedo dopo un bel po'. Magari non lo chiedo subito, ma poi dopo tanto, Dopo tanto. tanto, tanto tempo, e di E quello, sì, conseguenza è un mio difetto, è sì, vero. è la cosa più
più importante dei difetti. Sì, forse quella anche, sì, perché metto un pochino in disordine per variare un po' anche la disposizione delle posate, è sempre una bella cosa. Se lo facessi io col tuo armadio sarebbe la fine, quindi... Hai ragione. E poi l'ultima domanda, un po' più, anche no, diviso un po' più serio, un po' più. Tuo marito ti sta aiutando in questo periodo pesante per te, credo che sia più per me. Cioè per me è la domanda, sì, credo, vabbè, perché, cioè, lo direbbe dal mio punto di vista, eh sì, sì. Ma... allora sì, mi sta aiutando tanto, dall'altra parte io sono, faccio fatica a chiedere aiuto, quindi cerco di fare tutto da sola, però il fatto che lui mi capisca, cioè mi faccia sentire sempre accettata e mi metta proprio in questa condizione di poter raccontare tutto quello che provo, per me cioè, è una cosa bellissima, quindi mi sta aiutando tantissimo e mi ha aiutato tantissimo, non solo adesso che ho avuto comunque dei problemi di salute, ma in generale da quando ci conosciamo mi ha aiutata tantissimo, cioè ha fatto proprio in modo che mi senta accettata e libera di parlare di tutto quello che mi passa per la testa, che a volte mi sembrava un po' strano e quindi tendevo a non raccontare. In teoria ho finito le domande che avevo raccolto nel tempo che mi avevate fatto voi, perché ad altre avevo probabilmente già risposto, ma ho delle domande bonus, quindi iniziamo da questa. In cosa pensi che siamo diversi? Allora, secondo me tante cose, cioè non siamo simili. Beh, il tuo impegno sul lavoro, la tua serietà sul lavoro in realtà è molto... Sì, io diciamo che sono un po' ossessiva e tu non lo sei, lui è molto carino a non dirlo, ma io sono un po' fissatina e lui no. Esatto, e su cosa siamo diversi? Su... l'ordine delle posate, questa vabbè, è una cosa... certo, o quando schiaccio il dentifricio da metà e tu... Si schiaccia dal fondo il dentifricio, cioè così esce tutto insieme, non da metà. Io sono tipicamente una rompiscatole con cui vivere, perché... Poi secondo me... Girare scalza, sì, e io non ce la faccio proprio. Io adoro proprio il contatto con la terra, con il pavimento, cioè io giro costantemente scalza e lui mi proprio dice mettiti le ciabatte, però non so, cioè sono differenti. Secondo me abbiamo differenze di gusti. Quello sì. Tutto, cioè se una cosa a me piace sappiate che a lui non piacerà e viceversa, è assurdo sul cibo, eh. Sì, cioè la metà delle cose piace a uno e non piace all'altro, dall'altra parte ci sono alcune cose che... adoriamo insieme, sì, entrambi. Che adoriamo entrambi, è vero. O non ci piacciono entrambi. Entrambi, però è raro, guarda che sono più quelle che a me piacciono e a te no. Beh, senza, forse sui piatti comuni sono i condimenti. I condimenti, sì, tutto. È come uno si farebbe la pasta. Cioè, non sei la classica persona che se vado al ristorante posso dire prendo quello che prende lui. Assolutamente. E tu è la stessa cosa. Assolutamente, quindi, quello proprio no. Su quello siamo, e poi cosa possiamo essere? No, siamo empatici entrambi, no, tante sì, cose abbiamo in comune. Diversa, però sì, sulle preferenze, tipo io voglio il caldo, o io ho caldo in quel momento, lui ha freddo. Lui ha caldo, io ho freddo. Tipo così sempre, mare o montagna, io sono mare, tu sei montagna. Sì, beh, sì, sì, su queste cose qua. Cioè, quando se è bianco o nero, uno sceglie bianco, uno sceglie nero. Sempre. Poi ce n'è una bella, è interessante. Qual è il tuo modo di aiutare chi ti circonda? Il mio modo per aiutare tanti, sì, ma il principale è cercare di ascoltare l'altra persona e chiedere se non arrivo a comprendere di cosa ha bisogno. Se tu hai l'ascolto empatico assurdo, E cercare di capire come vive quella situazione. Io molte situazioni che vive Chiara non le vivo personalmente, varie ansie, paure. E quindi non posso immedesimarmici, però ci riesci, eh? Ma ci provo al meglio delle mie possibilità. E io uguale a lui, stessa cosa, cioè su questo siamo molto simili secondo me, molto tu empatici. Più indiretto, cioè tu non chiedi, cosa bisogna, tu lo capisci. Io lo capisco a pelle, sì, io questa è una roba. Quello. Infatti lui ogni tanto dice che c'ha dei poteri strani perché riesco effettivamente, in tante occasioni poi mi è andata anche male, lo sappiamo bene, però in tante occasioni, nella maggior parte, riesco proprio a rendermi conto di chi ho davanti, magari ancora prima che succeda qualcosa. Sono molto, non so come dire, non empatica, secondo me riesco a capire tanto le persone. Intuitiva, è vero, questa cosa intuitiva che a volte appunto mi permette di aiutare gli altri, altre volte magari è anche un'arma a doppio taglio, perché magari mi precludo qualcosa perché mi fisso su quella sensazione iniziale, però sì,
siamo molto simili su questo aspetto. E chiudiamo in bellezza con questa domanda: pensi che la nonna, anche perché ho l'allergia che praticamente oggi veramente ha deciso di far parte del video insieme a noi, visto che per una volta ero in coppia, è arrivata anche l'allergia per stare qui. Comunque, pensi che la nostra relazione sia migliore di qualsiasi altra che tu abbia avuto? Io dico di sì, perché infatti non mi ero mai sposata. La stessa cosa, direi, cioè, perché essendo un passo importante, uno lo fa con la persona che reputa giusta, di conseguenza. Senza tirare in mezzo cose vecchie, passate, no, che però, comunque. Quella attuale penso che sia la relazione migliore, appunto. Altrimenti non avremmo fatto un passo. Non ci saremmo sposati. Com'è stato partecipare a questo video? Pensavo peggio. Pensavi bene, sì. Ma perché lui non è tanto abituato ai social, è solo quello. Alla fine è come chiacchierare. Parlare in pubblico. No, però quello neanch'io, ma non si ha, cioè, secondo me, perché quando mi dicono perché non parli, perché hai paura a parlare in pubblico e fai video, perché nei video io sono qui, cioè non ho un pubblico, se ho un pubblico ero già svenuta, ragazzi, mi eravate già andati a recuperare. E lo so, non avendolo mai fatto. Sì, è diverso. Quindi prima o poi vorrai partecipare con noi ad altri video? Ma perché no? Non escludiamo. Ragazzi, è già un passo avanti, eh? Quando te la sentirai, noi siamo tutti qui. Poi fateci sapere se vorreste vedere una seconda parte con altre domande un pochino più scomode, cattivelle, così rispondiamo volentieri. Ha appena detto che accetta di volentieri di tornare in un video. Non ho proprio detto, non ho detto volentieri, ma comunque va benissimo. Comunque fateci altre domande nei commenti. Assolutamente. E magari, cioè magari, spero di riuscire a registrare. E io provo a non leggerlo nei commenti, aspetterò il non video. Non leggerli, esatto, esatto. Vuoi fare il saluto tu o lo faccio io? Ti cedo l'onore di fare il tuo saluto. Non però puoi, se vuoi, alla fine aggiungerti, dare quel tocco in più. Comunque, magico. Direi che ci siamo. Quindi sì, questo era tutto per quanto riguarda questo primo mio video ask di coppia con Matteo, alias mio marito. Perché tutti sentono sempre, cioè io non dico mai Matteo, dico mio marito, perché in realtà io non lo chiamo mai Matteo, lo chiamo amore, amore dove sei, amore cosa c'è, tutto così. Quello dipende, anche se non capisce Moiki la situazione. E infatti c'è Moiki che pensa, dato che chiamo tutti e due amore, Moiki pensa che sto chiamando lui tutte le volte, cioè anche se sta dormendo corre e arriva per far vedere che ha sentito che lo chiamavo. Quindi c'è un po' di confusione anche su quel termine in questa casa. Però appunto questo era tutto per quanto riguarda questo primo video ask di coppia. Fatemi sapere nei commenti se avete altre domande e io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!